Con una prova da 10 e lode, i delfini della BCC Agropoli Orogiallo mettono a tappeto la squadra del Lanciano e si confermano primi in classifica insieme alla squadra di Scafati. Prossima avversaria, domenica 15 dicembre. In settimana coach Paternoster aveva chiesto ai suoi ragazzi di vincere, di giocare una buona pallacanestro. E così è stato, infatti i ragazzi gli hanno risposto con una sonante vittoria che ha visto in campo tutti e 10 gli atleti, compreso l'esordio del giovanissimo Antonio Rizzotto, under 17, per lui anche un punto realizzato. Ma veniamo alla gara, coach Paternoster schiera Marulli, Romano, Palma, Serino e Cacace. E subito i ragazzi partono a razzo, con Capitan Palma a fare da mattatore insieme a Romano. Ed è il primo break di marca Agropolese che si porta sul punteggio di 16 a 5. La squadra ospite non ci sta e subito torna alla carica, con triple di Castelliccia e le penetrazioni di Vincenzo. E il punteggio ritorna in parità con il primo quarto che si chiude sul punteggio quasi parità 17 a 14. Due minuti di break e poi di nuovo in campo e subito la squadra ospite riporta sotto la partita fino allo scadere del secondo quarto che va avanti punto a punto. Infatti entrambe le squadre si alternano con vantaggi minimi. Durante un'azione il giovane play buono dopo ottime giocate si infortuna al ginocchio e deve abbandonare il campo prima del tempo. Quindi per Marulli il compito diventa assiduo, infatti sarà lui a gestire i suoi compagni fino allo scadere della partita. Il quarto si chiude con le squadre in perfetta parità, 42 a 42, e tutti negli spogliatoi per il riposo lungo. Al rientro coach Paternoster sprona i suoi e li invita a giocare con più concentrazione e determinazione e a non cedere nessuno spazio agli avversari. Detto fatto si ritorna in campo e subito Serino inizia a dettare legge sotto Caressio e a far valere i suoi centimetri. Infatti punto su punto i delfini allungano e così con un break decisivo che porta dritto alla vittoria. Questo il tabellino del match. Per l'Agropoli Buono 3, Romano 20, Serino 29, Cacace 2, Pongetti 8, Antonetti 5, Palma 9, Rizzotto 1, Marulli 18. Per il Lanciano Basket, Di Marco 2, Castelluccia 23, Grosso 12, De Vincenzo 13, Bomba 2, Ucci 7, Martelli 10, Polonara 3. Punteggio finale, Agropoli batte Lanciano 95 a 72.